A Piana dell'Entella è un sito di interesse pubblico, ora Regione Liguria pone nuovi vincoli. Intervento anche del portavoce del comitato Giulio Emani da Fiumentella, che dice: provvedimento atteso da oltre 6 mesi, il cui procedimento era stato iniziato anni fa da Italia Nostra in virtù del rilevante bene ambientale che tale territorio rappresenta come misura per preservarlo dalle opere devastatrici delle nuove difese spondali, rispetto alle quali Città Metropolitana, in accordo con Regione Liguria, ha comunque deciso di iniziare i lavori. Finalmente è stato approvato il vincolo sulla Piana dell'Entella, provvedimento atteso da oltre 6 mesi, il cui procedimento era stato iniziato anni fa da Italia Nostra in virtù del rilevante bene ambientale che tale territorio rappresenta come misura per preservarlo dalle opere devastatrici delle nuove difese spondali e rispetto alle quali Città Metropolitana di Genova, in accordo con Regione Liguria, ha comunque deciso di iniziare i lavori. A dirlo il portavoce del comitato Giulio Emani dal Fiumentella, Giovanni Melandri, che aggiunge: è fondamentale ricordare che il seggiù napoleonico, l'argine che, per quanto in taluni tratti sia stato danneggiato dai suddetti lavori, in oltre 200 anni ha sempre retto alle piene del fiume, per cui sono note le posizioni contrarie alle opere proprio, tra gli altri, dei comuni di Lavagna e di Chiavari, tanto è vero che manca persino l'accordo di programma, quindi il titolo di legittimità per tali lavori, che si risolvono in una colata di cemento in luogo dell'attuale argine, che è invece ecocompatibile, con compromissione di quel bene ambientale che con tale provvedimento si intende tutelare. Il presidente del comitato No al depuratore incolmata a Chiavari, Andrea Sanguinetti, ha incontrato l'eurodeputata Maria Angela Danzi del Movimento 5 Stelle e rappresenta anche una delegazione di tecnici del comitato. Da Danzi è arrivato l'impegno ad approfondire l'iter amministrativo e la proposta di una petizione da presentare al Parlamento europeo. Mi lascia molto perplessa il mancato dibattito pubblico su quest'opera, soprattutto alla luce dell'importo economico totale, del suo impatto ambientale, prosegue Danzi. Ancor di più non è chiaro come sia possibile che manchino le previsioni di finanziamento delle necessarie opere di collettamento. Voglio capire se tutte le prescrizioni europee siano o saranno rispettate. Per esempio, il piano prevede lo sversamento delle acque depurate in mare anziché il loro riutilizzo, oppure non ricorre a fonti di energia pulita. Per questo mi riservo di attivare tutti i canali europei. Ai cittadini comprensibilmente preoccupati ho consigliato di presentare una petizione a Bruxelles. Come comitato stiamo ancora aspettando una risposta dai vertici IREN e dai soci della stessa società, conclude Sanguinetti. Abbiamo scritto loro una lettera ormai un mese fa e tutto tace. Abbiamo incontrato l'europarlamentare per verificare se vi sono possibilità di intervenire a livello del Parlamento europeo in modo da fermare lo scempio del depuratore. Sono partiti i lavori di potatura delle palme Fenix dattilifere di Viale Tappan e Viale Rata a Chiavari. I lavori, appaltati alla cooperativa agricola del Levante, costeranno alle casse del comune di Chiavari 4.500 euro. Inoltre, aggiunge la consigliera comunale Ilaria Solari, abbiamo incaricato un'altra ditta per rimuovere i rami di 2 palme compromesse dal punteruolo rosso che si trovano in piazza Nostra Signora dell'Orto e in piazza Roma. Partiremo anche con la sostituzione delle piante che sono state colpite dai parassiti con nuove Fenix. Nel frattempo continua la lotta al punteruolo rosso anche attraverso periodici trattamenti con prodotti fitosanitari. Ieri grande successo per la giornata dello sport a Sestri Levante. Sono state molte le associazioni e società sportive che hanno aderito all'iniziativa dedicata alla promozione dello sport organizzata dal comune. L'evento si è svolto al Parco Mandela. Il bilancio alla fine è molto positivo e l'entusiasmo che si è respirato motiva l'amministrazione comunale a realizzare altri eventi dedicati allo sport, che è sinonimo di salute, benessere e divertimento, ha detto l'assessore agli eventi e turismo Giuseppe Ianni. Albino Armanino, consigliere comunale con delega allo sport, aggiunge: questa iniziativa è stata una bella opportunità per le tante società sportive di Sesti per far conoscere alla città le loro attività.
Inoltre, è stata un'occasione anche per l'amministrazione comunale per avere uno scambio diretto con gli operatori, per capire le loro esigenze ed accogliere idee e suggerimenti per le prossime edizioni. Ieri il campo da rugby Carlo Androne di Recco è stato inaugurato con una cerimonia che ha visto la partecipazione del sindaco della città del Golfo Paradiso Carlo Gandolfo, dell'assessore regionale allo sport Simona Ferro, del presidente della Prorecco Rugby Roberto Libè e del presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Rugby della Liguria Enrico Mantovani, oltre che della delegazione ACES Europe che sta valutando la candidatura della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025. Il campo sportivo intitolato alla memoria di Androne, presenti i familiari, è stato oggetto di un intervento di riqualificazione e adeguamento normativo grazie anche al finanziamento di Regione Liguria. Le partite le devi giocare tutte e non puoi commettere errori così in modo palese, grave, in un primo tempo dove le squadre obiettivamente stavano, secondo me, giocando male tutte e due e dove nessuna stava spiccando per occasioni sbagliate. Nel secondo tempo invece Lentella ha avuto occasioni per pareggiare e non siamo stati precisi nel fare gol. A me non mi piace la parola sfortuna perché se sbagli le conclusioni, se sbagli i gol, è perché vuol dire che è stato poco preciso, no? Sfortunato. Assolutamente, secondo la palla cade in aria, sbaglia fuori dall'aria, sbagliare il controllo. Abbiamo fatto due errori gravi che non possiamo permettercelo in questo momento. In questo momento il margine d'errore deve essere vicino allo zero. E oggi noi invece nel primo tempo abbiamo concesso due clamorose occasioni e loro sono stati precisi nel punirci. Nel secondo tempo la Rezza non ha mai superato metà campo e Clemenza, secondo me, è entrato molto bene. Ma un cambio non può cambiare la partita in questo modo, secondo me. Un cambio di sistema di gioco che poi è tutto relativo. È perché a volte bisogna anche andare a toccare delle corde che magari sono un po' nascoste, perché io le figure di merda non le voglio fare. E il primo tempo, secondo me, è stata una grande figura di merda. Scusatemi, però non esiste, non lo posso concedere, non lo ammetto e non lo ammetterò più. Quindi o si lavora come dico io, o se no ci saranno delle persone che purtroppo non riusciranno a tenere il ritmo. Mister, dobbiamo ancora commentare una sconfitta. Hai cambiato un po' le carte in tavola, soprattutto nel reparto offensivo. Forse se stessa ha giocato un pelino meno bene rispetto con il Pescara, ma forse davanti ha fatto vedere qualcosina di più, è stato più pericoloso. Faccio fatica a trovare le parole per dire qualcosa di diverso, nel senso che ho fino adesso con i ragazzi nello spogliatoio, è evidente che facciamo un errore, veniamo castigati, lo fanno gli altri, non segniamo. Perché poi comunque, secondo me, a livello di gioco ne facciamo sempre più degli altri ultimamente, e questi erano primi. Però non basta pareggio, se bastasse solo quello, c'è una cosa importante che è quella di fare dei gol. Sul fatto del gol subito io non l'ho visto bene, quindi cioè, so che non c'è la palla laterale, vedremo quale ha ripreso, però non è quello da cercare un colpevole singolo dell'errore. Il punto è che quando tu vai a guardare, a sezionare i gol delle varie partite di calcio, ti accorgi che comunque c'è anche sempre un errore della difesa, oltre che la bravura degli attaccanti. Quindi il fatto che noi si sia sbagliato qualcosa su quel gol è palese, ma è naturale che se prendi gol qualcosa hai sbagliato. Il problema è che le occasioni che crei ci sarà magari un errore della difesa avversaria, magari noi non ce ne accorgiamo, ma ci sarà, però noi non segniamo. E qui secondo me il problema è tutto lì, ci siamo diretti, ma che vogliamo. Ecco, le cose negative, visto, sono che non si fanno punti, non si fa gol. La cosa positiva è che la squadra gioca bene e gioca bene contro squadre di rango. Persino peggio questa cosa, perché se tu giochi bene e non ottieni, poi perdi fiducia e la volta che puoi ottenere giochi peggio non ottieni di nuovo. Secondo me avrei preferito a questo punto queste due sconfitte perdere giocando male, in modo da avere dei margini di crescita diversi, che perdere in questo modo. Perdere in questo modo abbatte completamente la fiducia e bisognerà rilavorare settimana sulla testa, ripartire da zero, eccetera, eccetera, eccetera.